Ciao ragazzi! Dai! Come promesso vi faccio vedere un po' i vestiti e gli accessori che ho preso a New York. Sono andata principalmente in due negozi, uno che si chiama Mystique, che trovate un po' in giro per tutta Manhattan, è un negozio particolare, però si trovano delle cose carinissime e low cost, nel senso che la cosa più costosa sarà tipo 25 dollari, quindi tradotto in euro, è un negozio low cost, economico, con cose molto carine. Il secondo invece era tipo, non so dirvi il nome, ma è un negozio che vende cose sportive, però tipo tu vai sotto, al piano di sotto ci sono tutte queste cose eleganti e carine, ed è pieno New York di questi negozi che da fuori insomma vedi scarpe sportive, abiti sportivi, ma in realtà dentro ci sono tantissime cose carine. E l'ultimo negozio in cui sono andata, e ve lo stra consiglio, è Century 21, che è un outlet che si trova di fianco a Ground Zero, quindi Lower Manhattan. Ed è questo vero e proprio outlet, quindi troverete cose di marchi, c'è anche Marc Jacobs, insomma, tantissimi marchi a 65-75%, quindi potete fare degli ottimi affari, ve lo consiglio. Allora, sono un po' in fissa con le borchiette, lo noterete, con le borchie, non so, mi piacciono tanto. E in quel negozio sportivo, di cui appunto non so dirvi il nome, ho preso questa magliettina, questa maglietta lunga che è sulle spalle e qui ha tutte queste borchiette dorate. E la cosa bellissima per cui la adoro è il fatto che qua in vita si stringe, quindi è tutta stretta, e poi sui fianchi diventa larghissima e rimane più corta davanti e dietro invece più lunga. Non starete capendo un cavolo, come sempre, quindi vi farò vedere nei video outfit meglio. Dietro ha la schiena scoperta, è stupenda, è veramente bellissima, va vista addosso per capire come sta, però mi piaceva talmente tanto che ho voluto prenderla anche non so, io sono in decisione fatta da persona, specialmente quando vado in giro per negozi, cioè se una cosa mi piace vado fuori di testa, cioè se dici, devi decidere tra il bianco, il nero e il rosa, non posso stare lì un'ora, non riesco. Infatti a io cosa concludo di solito dicendo? E quindi Andrea, per fare il modo che ce ne andassi da questo negozio, prendili tutte e due e basta, quindi l'ho presa anche nera, però è carinissima anche nera perché magari nera è più adatta per la sera, quindi insomma carino. E sempre in quel negozio, anche questo troppo carino secondo me, e questo è veramente particolare, nel senso che io non ho mai visto una cosa del genere addosso a qualche ragazza o su qualche sito, e questa maglietta, anche questa bella lunga, davanti è fatta tutta in similpelle, nera, c'era anche bianca, la volevo prendere ma non l'ho presa, e tutta in similpelle nera, e anche questa è fatta nello stesso identico modo, quindi corta davanti, si stringe in vita e dietro viene lunga, però ha la particolarità di, invece che avere metà della schiena scoperta, c'è tutto questo pezzo in tulle, è stupenda, anche questa è veramente meravigliosa. New York per fare shopping, cioè anche chi detesta lo shopping, detesta come andare me in giro per negozi come Andrea, va lì e si dà la pazza gioia, perché New York è veramente fantastico. Primo perché c'è comunque il cambio che è favorevolissimo, le cose costano di meno e soprattutto si trovano cose carinissime, cose che magari qua non hanno proprio tutti. Poi sono andata, adesso non so, sto facendo casino tra i negozi, comunque sono quei tre negozi dove sono andata. Comunque ho preso questi leggings che avete visto nell'outfit che ho fatto a New York, che sono questi leggings un po' stile, se dico panchettaro mi ammazzano, questo stile panchettaro, motociclista, non lo so. Questi leggings che secondo me sono carinissimi perché hanno queste finte protezioni sulle ginocchia, sono tutti strettissimi, e questi che invece sono molto particolari, che non si vedono in giro, sono a vita altissima, quindi sono carinissimi, la avete magari con una camicetta che sta bella svolazzante su, e poi ci sono questi leggings. Io faccio sempre così, no? Quando vado nei negozi, cioè se decido di comprare una cosa è perché me la sono immaginata. Questo. Insomma, faccio tutti i miei outfit in testa. E questi leggings che sono, non tribale. Che fantasia, sì. Una tribale. Fantasia tribale, diciamo. Diciamo tribale. E sono tutti strettissimi, a vita altissima, molto 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 belli. E poi, questo è più un classico, però insomma mi piacevano tanto, questi pantaloni bianchi con tutti questi strappetti qua stretti, e hanno la particolarità, questi si sono già rovinati, non so perché,
Anzi, lo so perché. Perché ci sono sdraiata sull'erba di Central Park, così proprio spaparanzata. Spaparanzata. E hanno la particolarità dietro di avere, vedete, la taschina girata con tutte queste borchiette. Qua sono sparite tre borchiette, dove metterle a posto. Ma mi piaceva, sta molto bene su, perché sono tutti belli skinny. Poi un'altra cosa che ho preso, anche questa secondo me è carinissima e particolare, è questo top fatto così in stile, diciamo, fantasia militare, con tutte queste striscette davanti, anche questo stretto in vita e giù viene bello largo, e questo sta benissimo con i pantaloni bianchi. A me piace tantissimo lo stile militare, camouflage, mi piace veramente tanto. E dietro ha la particolarità di avere praticamente questa parte della schiena scoperta. Comunque su Andrea piace. Sì, ci piace, ci piacciono piace. Le cose trasparenti. È molto carino anche questo su, ed è anche questo secondo me è particolare. Lo so che dico sempre nei video haul particolare, ma perché quando compro una cosa la compro perché penso questa è particolare, perché è particolare. Da Forever 21 ho preso solo questa, che è incredibile, perché io da qua, prima di andare a New York, dicevo basta, cioè vado lì, svaligio Forever 21. Sì, invece mi ha fortemente delusa, perché non ho visto tante cose carine. E quindi ho preso solo questa camicetta, insomma anche questa la vedrete meglio perché qua non si capirà tanto. Comunque questa camicetta color salmone, anche questa stessa cosa, quindi stretta in vita, più larga sui fianchi. Ve l'ho detto che mi piace questo modello, e però ha la particolarità. È particolare, la particolarità è particolare. No dai, che praticamente a queste striscette, adesso mi sento presa in giro, a queste striscette davanti sto riuscendo a fare il fiocco, che si chiude così, quindi fa questo fiocchetto. A me piacciono tanto le camicie chiuse, proprio totalmente chiuse, perché è un po' stile, insomma, maschietto, mi piace. E un'altra cosa ancora che ho preso è questo top. Questo ce l'avevo nel video outfit a New York, che non sono riuscita a farvi capire che diavolo di top fosse. Comunque questo top bianco, stessa cosa, stretto in vita, largo sui fianchi, e dietro ha tutta la schiena scoperta e questo mega fiocco, facciamolo vedere, con un pelletto di olivia per gradire. Carina, secondo me era molto carina anche questa per l'estate. Il bianco, Andrea, il bianco secondo me è stupendo d'estate con l'abbronzatura. Poi, sono un bel po' di cose, sto cercando di farle tutto in fretta per non annoiarvi, ma non so se ci sto riuscendo. Questa camicetta, anche lei, ecco due sono le cose che ho preso da Forever 21. Questa camicetta appunto che avete visto nei vari post che ho messo su Facebook, perché la sto adorando, la sto indossando spessissimo. Questa camicetta di jeans, non con la particolarità, non posso dire con la particolarità, questa cosa che è questa, con la specialità di avere queste perline, questi brillantini qua sulla taschina e sul colletto, è molto carina anche questa. E poi c'è questa che invece è un po' più normale, questa magliettina a maniche corte nera fatta così, dietro invece ha questa parte in pizzo e questi tre fiocchetti. Poi, perché non è ancora finito, anche questo ho ci preso piace. Questo ad Andrea piacciono le cose più porcelose, comunque questo top, che allora anche questo sarà molto difficile a far capire, è un body in realtà trasparente, e davanti e dietro ha tutta questa parte nera svolazzante, e il body trasparente si vede solo sui fianchi, quindi l'ho pensato con sotto un come è venuto? sui fianchi come Lisa Simpson infatti. E praticamente mi piaceva tantissimo con sotto magari un paio di skinny jeans, queste parti trasparenti. Speriamo non vedo. Poi ho preso anche questo maglioncino, mi piaceva tantissimo il tessuto perché è morbidissima e è comoda. Questa l'ho indossata spessissimo a New York di giorno, perché appunto un bel tessuto, è comoda, e dietro ha tutti questi bottoni che si chiudono così. E anche questo, l'avete visto nel video outfit, è questo cardigan con tutte le stelasse. Poi devo assolutamente farvi vedere, perché Andrea ci tiene. Esatto. Anche queste magliette che ho preso, queste magliettine a maniche corte che ho preso alla Levi's, questa con la Statua della Libertà,
Belle, sono belle perché sono di cotone, quindi d'estate. Sì, ma sono del cotone bello poi. Ecco, vedi? E poi questa con la scritta New York. Aspetta, falla vedere bene, che non si vede bene. Ecco, vedi? Guarda che bellina che è. Fortuna che c'è Andrea. Poi per quanto riguarda gli accessori, inizio da questa collana perché in tantissimi mi chiedevate di questa collana. La trovate da Forever 21. C'è anche argentata, questa è dorata, ed è molto carina secondo me. Adesso non va più tanto di moda, ma fino a un po' di tempo fa andava tantissimo, tantissimo di moda, mi piace. Quindi per le ragazze che erano interessate, non ho tenuto il coso, quindi non so dirvi il prezzo, ma costano poco le cose, gli accessori di Forever 21. Sempre lì ho preso anche questa collana, mi piaceva tantissimo, perché sapete che non mi piacciono più tanto le collane, quelle troppo ingombranti, esagerate, super colorate. Quindi questa mi piaceva perché alla catenina ha la particolarità di avere questi, insomma, come si possono chiamare questi triangolini così. Mi piaceva, quindi ho preso anche questa. E ho preso anche questi orecchini di cui mi sono letteralmente pentita, però non cambiano gli accessori, quindi mi sono dovuta tenere. E questo che invece mi piace tantissimo, perché vi ho detto che è un periodo proprio che mi sto andando pazza per le borchie, perché stile un po' trasgressivo. E mi piaceva questo braccialetto con tutte le borchiette. Infine, queste ve le ho fatte vedere, ma meritano parecchio secondo me. Ci sono queste scarpe che ho preso da Zara, che io adoro, mi fanno impazzire, perché mi fa impazzire questa striscina nera che passa così sul piede, perché gli dà uno stile molto retro, molto 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 elegante, specialmente secondo me sono carinissime con una gona, perché risaltano tantissimo la gamba, il piede, mi piacevano tantissimo. Tra l'altro una ragazza ho visto che ha scritto tra i commenti che si trovano da Zara adesso a 25 euro. Devo sparare a 25 euro, non so, magari sanno altri colori, perché le adoro, devo provare ad andare sul loro sito, però sono carinissime, se vi piacciono le cose un po' più eleganti, stile un po' più classico, più retro. E infine, qui c'è un casino allucinante, infine sono andata in quell'outlet, appunto il Century 21, e mi sono, per la felicità di tutti, credo, mi sono regalata questa borsa nera, fatta così a bauletto, ed è molto carina, oltre ad essere molto comoda, perché in realtà, cioè, è fatta per essere tenuta così, però sta benissimo, nel senso che si riesce a tenerla anche sulla spalla, ed è anche molto carina perché all'interno ha questo dettaglio tutto in pizzo. E sempre lì, una cosa di cui sono troppo 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 felice, mi sono presa anche questo portafoglio. Noi siamo impazziti in quell'outlet per i portafogli, ma non solo noi, ho visto un po' che ci sono sempre pellucchi, non so perché tutti i turisti continuavano a prendere questi portafogli, perché c'erano quelli di Tommy Hilfiger, insomma di diversi marchi, che costavano veramente pochissimo e sono fatti davvero da Dio, e mi piaceva tanto abbinato così alla borsa, una cosa un po' elegante. Questo credo sia tutto. Comunque, se non vi ho fatto vedere qualcosa, sicuramente lo vedrete nei video outfit o comunque insomma negli altri video. Però veramente lì a New York ci si può sbizzarrire con lo shopping, nel senso che a parte Zara, che è i miei soliti negozi che ci sono anche qua, Forever 21, ci sono tantissimi altri negozi di cui qua insomma non ne conosciamo l'esistenza, invece sono carinissimi, con un sacco di cose bellissime che costano poco, quindi comunque si può fare del gran bel shopping. Ah, ho preso anche questa l'ho presa sempre a New York, con queste, con le maniche e la taschina insieme al pelle. Niente, basta, ogni volta che parlo di New York mi deprimo, me la devo far passare la cosa, e ci vediamo nel prossimo video, ciao!